Come diventare milionari con 5 euro al giorno? Iniziamo però con una piccola premessa. La generazione G ha avuto il più alto livello di crescita al 60%. Fu allora che si formò l'America, come la conosciamo oggi. Anche la Fed è stata creata in quel periodo. Dopodiché abbiamo la generazione dei boomer e la generazione X, che ha un'enorme differenza in questo senso di crescita. Tuttavia, il livello di crescita è significativamente più alto se lo confrontiamo con i millennial, ovvero quelli che sono nati tra il 1981 e il 1996. Dovrebbe essere il contrario, perché viviamo in questa società tecnologicamente avanzata, che le persone di 50 anni fa potevano solo immaginare. Abbiamo cose come internet, criptovalute, banche online, spedizioni notturne, YouTube e una cosa chiamata Google, che può rispondere a qualsiasi tua domanda in pochi secondi. In effetti, se dai un'occhiata al tasso di occupazione pre-pandemia, all'inizio del 2019, i millennial sono diventati la generazione più numerosa nella forza lavoro a tempo pieno, superando la generazione X. Tuttavia, il 60% degli adulti non ha nemmeno 1000 euro in più in caso di emergenza. Ora diventa chiarissimo il perché i millennial sono letteralmente fottuti, a tal punto di non potersi permettere nulla. Anche se vuoi comprare un'auto economica solo per poter andare in giro, devi indebitarti. E ti ci vorranno molti anni per ripagarla, e sarai fortunato se riuscirai a farlo. Anche a giudicare dai commenti che voi ragazzi scrivete, dove dite che state lavorando giorno e notte, avete due lavori e nonostante ciò non riuscite comunque a risparmiare 1000 euro al mese. Capisco veramente le tue circostanze perché sono stata in una posizione del genere nella mia vita e mi ci sono voluti anni per uscirne. E sai cosa? Risparmiare non è la soluzione. Anzi, ti dirò di più. Risparmiare abbastanza soldi per andare in pensione è una strategia orribile, perché non ti renderà mai ricco. Ora scopriamo perché non diventerai mai ricco risparmiando denaro. Qual è la strategia ideale per la libertà finanziaria? Come puoi diventare milionario con soli 5 euro al giorno? Sì, hai sentito bene, soli 5 euro al giorno. Prima di iniziare, ti chiedo di mettere like al video e iscriverti attivando la campanellina. In questo modo non ti perderai altri video di questo genere sul mio canale. Risparmiare denaro. Un percorso verso la miseria. Il consiglio finanziario più famoso che probabilmente hai sentito è risparmia più che puoi. Oppure risparmia per il giorno di pioggia. Sfortunatamente, questo è un consiglio orribile. Ogni euro che non viene speso oggi vale meno dell'euro di domani. Supponiamo che tu faccia del tuo meglio e risparmi 1 milione di euro per la tua pensione. In tal caso, quel 1 milione di euro non varrà 1 milione di euro, ma piuttosto molto meno. Soprattutto se parliamo di un periodo lungo come 20 o 30 anni. Hai prestato attenzione a come i prezzi aumentano ogni anno? Ebbene, in 20 anni, ad esempio, quella piccola differenza aggraverà e ricondurrà e ridurrà il valore reale dei tuoi soldi di un terzo o della metà. Andare in pensione con 1 milione di euro potrebbe sembrare fantastico oggi, ma tra 20 o 30 anni non sarà così. La Federal Reserve mira a un tasso di inflazione del 2-3%, quindi devi far crescere i tuoi soldi almeno del 2 o 3% per mantenere il valore reale dei tuoi risparmi. Il posto ideale è un conto di risparmio, giusto? La banca ti pagherà gli interessi per aver tenuto i tuoi soldi in quella banca e per di più potrai prelevare i tuoi soldi in caso di emergenza. Dando però un'occhiata a quanto tasso di interesse potrebbe darti una banca, tutto questo piano va in fumo. Infatti non si avvicina nemmeno all'1%, soprattutto da quando la Fed ha abbassato i tassi di interesse l'anno scorso. Supponiamo ipoteticamente che tu possa ottenere l'1% di interesse sui tuoi risparmi. L'inflazione è del 2%. Stai ancora perdendo denaro ogni singolo anno. Certo, non tanto quanto se tenessi i tuoi soldi sotto il materasso. Tuttavia, stai ancora perdendo soldi. Quindi, cosa dovresti fare? L'unica ragione per cui ha senso risparmiare è creare una fonte di reddito aggiuntiva. Invece di risparmiare 1 milione di euro, che ne dici di acquistare un immobile del valore di 1 milione di euro? Certo, i prezzi delle case non aumentano così tanto, ma sono vantaggiosi rispetto a risparmiare e basta. La parte interessante è che ti forniscono un reddito passivo costante del 6,7 o 8%. Supponendo che non sia un mutuo, poiché anche i prezzi degli affitti aumentano insieme all'inflazione, allora proviamo a rispondere alla domanda di questo video. Si può diventare milionario con soli 5 euro al giorno? A prima vista sembra un'idea stupida.
5 euro è il prezzo del tuo caffè da Starbucks, sono 150 euro al mese. Una somma per niente vicina a 1 milione di euro e non ti fornirà una pensione decente. Facciamo i conti. 5 euro al giorno sono 150 euro al mese o 1825 euro all'anno. Secondo la nostra analisi di YouTube, la maggior parte di quelli che guardano i nostri video ha tra i 18 e i 35 anni. Quindi supponiamo che abbiate 24 anni e prevediate di andare in pensione a 67 anni. Se risparmierete 5 euro per i prossimi 43 anni, risparmierete un totale di 77.400 euro. Non è così impressionante come pensavi, vero? Soprattutto se si considera che 77.400 euro varranno molto meno tra 43 anni rispetto a oggi. Immagino che spendere 5 euro per un caffè Starbucks sia un'opzione migliore. Tuttavia, invece di mettere da parte quei 5 euro sotto il materasso, investendoli, per esempio, cresceranno a un tasso medio del 10% nel lungo periodo. Grazie al potere dell'interesse composto, crescerà fino a oltre 1 milione di euro durante lo stesso periodo. Per essere precisi, 1.066.321,24 centesimi. Questo è solo con 5 euro. Immagina cosa puoi fare con più di 5 euro. Quindi puoi diventare milionario con 5 euro al giorno? Teoricamente sì. Ti ci vorrà molto tempo, ma non è impossibile. Già mi immagini i commenti ora. Che senso ha diventare milionari a 67 anni? Voglio godermi la vita oggi. Il punto di questo video è mostrarti come puoi creare ricchezza anche con piccole somme se investi in modo coerente e pianifichi a lungo termine. Puoi creare ricchezza anche se bevi il tuo caffè da Starbucks quotidiano, viaggi e acquisti il tuo nuovo iPhone ogni anno, purché tu investa una piccola quantità del tuo reddito. Ma se tagli le spese inutili e risparmi di più, lo farai molto prima. Naturalmente, il modo più veloce per creare ricchezza è avviare un'attività, investire almeno il 50% del tuo reddito o individuare una grande opportunità e lanciarti. Ma ricorda, devi essere pronto per questa opportunità. Quello che faccio di solito è investire circa 3.000 euro ogni mese, indipendentemente dal fatto che il mercato stia salendo o scendendo, per avere i benefici dell'interesse composto nel lungo periodo. Ma allo stesso tempo sto facendo crescere le mie attività e cercando di individuare la prossima grande opportunità. Il problema con la maggior parte delle persone è che non hanno un'idea chiara del motivo per cui dovrebbero risparmiare. Anche se risparmi 1.000 euro al mese, sono 12.000 all'anno. In 10 anni sono 120.000 e in 20 anni sono 240.000. Ti durerà al massimo qualche anno. Quindi, prima di risparmiare denaro, fai i conti. E assicurati che funzioni bene per te. Se hai 20 anni, ad esempio, puoi investire 1.000 euro al mese. Quando avrai 44 anni, il tuo investimento supererà 1 milione di euro. Potrai vendere le tue azioni e acquistare un mucchio di proprietà, che ti forniranno un reddito da locazione ogni mese. Oppure puoi semplicemente ritirare una certa percentuale del tuo investimento, come il 5% ogni anno, che equivarrebbe a 50.000 euro all'anno, e pagare le bollette. E il tuo investimento continuerebbe a crescere, poiché il tasso medio di rendimento storicamente è stato del 10%. Se vuoi sapere meglio come sia possibile tutto ciò, scrivimi nei commenti e ti farò un video a riguardo molto volentieri. Grazie per aver guardato il video. E non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e mettere like. Alla prossima!